Ciao a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di pillole di vino, consorsi e percorsi. Oggi tratteremo di quella che è la fermentazione malolattica, che cos'è e quando si applica. Innanzitutto, la fermentazione malolattica è un evento che avviene dopo la fermentazione alcolica e può riguardare sia i vini bianchi sia i vini rossi. In sostanza, attraverso l'opera di batteri lattici, l'acido malico, che è un acido aspro che si trova all'interno del vino, viene trasformato in un acido più morbido che è l'acido lattico. Questa fermentazione malolattica può avvenire in maniera naturale, con un rialzo delle temperature, quindi in primavera, oppure può essere indotta. Affinché la fermentazione malolattica abbia luogo, possa avvenire, sono necessarie determinate condizioni, vale a dire che i vini non devono essere eccessivamente acidi, devono presentare una bassa concentrazione di anidride solforosa, devono avere un alcol etilico inferiore ai 15 gradi e la temperatura deve essere attorno ai 18-20 gradi. Che cosa comporta la fermentazione malolattica a livello organolettico? In sostanza, con questa fermentazione si viene ridotta l'acidità dei vini proprio perché l'acido lattico è più debole di quello malico. E sempre con questa fermentazione si affievoliscono tutti quei toni erbacei presenti nel vino. In sostanza si va a conferire un maggiore equilibrio al vino, una maggiore persistenza e corpo e si conferiscono anche dei profumi fini, dei profumi eleganti al vino stesso. Inoltre, con la fermentazione malolattica si vanno un po' ad accentuare quelle che sono le note, oserei dire, calde del vino, quindi quelle note di morbidezza, quindi di vaniglia, di noce, di tostatura. Alla fine avremo quindi un vino decisamente meno fresco, meno acido. Ecco perché in genere, e sottolineo in genere, la fermentazione malolattica è gradita per i vini rossi e invece un po' meno per i vini bianchi. In questo caso comunque può essere effettuata in base all'obiettivo di vino che il viticoltore, il vignaiolo, vuole ottenere. Ed ora io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo incontro di pillole di vino, consorsi e percorsi. Ciao!